Buonasera Stefano Fanini, presidente di Verona Volley. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Alessandro. Allora, finito di far festa, sì. No, nel senso che siamo. Beh, diciamo, non si finisce mai di far festa. Quando ci sono bei momenti, è giusto goderseli, anche perché abbiamo accumulato nelle settimane precedenti parecchia tensione, pur essendo assolutamente fiduciosi dell'epilogo finale, però inevitabilmente quando la posta in palio è così alta, è chiaro che la tensione fino al cadere dell'ultimo pallone era tanta, però è andata, devo dire, molto molto bene. Si è sofferto tanto, non so se Stefano Fanini soffre, è distaccato, soffre prima, soffre quando va al palazzetto, comincia a soffrire magari dopo il primo set, non è andato benissimo. Non so, quando è che... Ma diciamo che nel ruolo di presidente si soffre sempre, si soffre fin dal primo pallone, perché chiaramente si coglie quanto sia importante anche magari partire bene con un primo set. Noi poi siamo stati tendenzialmente questa stagione una squadra un po' diesel, nel senso che il primo set abbiamo sempre fatto un po' di fatica, però abbiamo poi conquistato anche delle vittorie molto prestigiose dal secondo set in poi, quindi questa è stata un po' una delle caratteristiche della nostra squadra, quindi non abbiamo mai avuto la sensazione di abbattersi, anche mai quando la partita non è iniziata, diciamo, benissimo. E sicuramente negli ultimi 10 giorni tutti assieme, insomma, abbiamo chiaramente colto quanto fosse importante prima di tutto raggiungere il nostro obiettivo primario della stagione, che era quello di mantenere la categoria, perché se una società nuova nata a luglio ci siamo trovati chiaramente ad affrontare tutto con grande velocità, ma siamo riusciti, devo dire, alla fine a concludere una stagione in maniera devo dire molto molto positiva, perché comunque il nono posto che abbiamo conquistato vuol dire aver sfiorato per 3 punti la posizione nei playoff scudetto, che vale prime 8, quindi devo dire un grandissimo grandissimo risultato e frutto di un grandissimo lavoro da parte dei nostri ragazzi e del mister di Radostojcev, che ha saputo creare, diciamo, un gruppo eccezionale, perché capita di raro vedere dei ragazzi così uniti. Provo a fare una domanda un po' più profonda, nel senso, società giovane con delle idee e con dei margini, con dei progetti che vanno ovviamente oltre l'anno, no? Poi magari ne parleremo nell'ultima parte di fuorigioco. Come ci si pone davanti a un campionato in cui comunque rimanere nella categoria superiore e nella massima serie resta una condizione sine qua non? Dov'è la difficoltà nel lavorare nell'immediato, fermo restando che poi il grosso verrà dopo, però quell'immediato lo devi comunque portare a casa subito? Sicuramente la pressione è alta da subito. Il nostro progetto chiaramente è un progetto, diciamo, a medio e lungo termine, quindi il primo step era quello di affrontare questa Superlega, che ricordiamo è il campionato più importante al mondo di pallavolo, quindi ci sono tutti i top player e il livello è altissimo, lo ha dimostrato il finale di questa stagione, in cui 4 squadre si sono trovate a giocarsi dal posto nei playoff scudetto alla retrocessione nel giro di 2 o 3 punti, quindi questo è molto significativo. E Monza stessa domani va a giocarsi la Coppa Cev, la finale, quindi voglio dire il ritorno. Sì, esatto, quindi noi abbiamo chiaramente sin dall'inizio compreso che l'asticella era molto alta, però come dicevo prima eravamo assolutamente consapevoli e consci che prima di tutto abbiamo affidato un progetto tecnico ad uno staff di altissimo livello, di cui il primo allenatore Radostojcev non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perché è un allenatore che ha vinto tutto, ha fatto un grandissimo progetto prima di noi, insomma, a Trento, e poi ha dei giocatori che abbiamo scelto, scommettendo anche in maniera importante principalmente su Rok Modric, che è un ragazzo che è arrivato 19enne e ha chiuso il campionato come top scorer della regular season, cioè ha fatto più punti di tutti gli altri giocatori della Superlega, e parliamo di giocatori del calibro di Ninir, di Leon, di Zornok, di Ingapet, quindi insomma giocatori di primissimo livello, quindi questo credo che sia anche un premio per la società, anche specialmente per DS Marchesi, che anche socio, insomma, per Fabio Venturi, per tutti quelli che hanno lavorato sin dal primo giorno per ottenere questo grande obiettivo. Quindi ci si è posti da subito con grande umiltà, determinazione e anche trasparenza di quelli che erano i nostri obiettivi. Non abbiamo mai promesso
Marie Monti, vedo che quest'anno l'obiettivo era mantenere la categoria, cercare di fare il meglio possibile, e siamo arrivati già in regular season al nono posto. Adesso ci andremo a giocare i playoff per il quinto posto, che daranno una posizione, diciamo, in Europa. Quindi credo che sia veramente una stagione da incorniciare, e sottolineo con un gruppo di ragazzi eccezionali che dal primo giorno, dal primo allenamento, hanno fatto di tutto perché Verona ottenesse questo risultato. Quindi non finirò mai di ringraziarli. Sì, ti fermi con noi due minuti, poi parliamo di quel che sarà, perché abbiamo così festeggiato insieme, l'abbiamo fatto anche con Venturi venerdì, sono due notti che non dormo, forse neanche la terza fra venerdì e sabato, se dormito ne abbiamo aggiunto delle altre, non ne parliamo fra sabato e domenica, ce ne saranno state delle altre, poi vi mando a letto, non so, e andiamo due minuti in fascia e poi torniamo con Stefano Fanini anche per capire quella che sarà la Verona del volley dei prossimi anni. 19:44, sempre con Stefano Fanini, presidente di Verona Volley. Dopo la salvezza, dopo il nono posto, insomma dopo quella che è stata la prima stagione archiviata, credo già archiviata, no Stefano? Insomma, si sta già guardando a quello che sarà. Nel senso, diciamo che progettualmente dicono, poi chiaramente sì, sul campo si gioca ancora. Ma noi devo dire che siamo talmente determinati che abbiamo chiuso domenica sera praticamente con un dritto dopo la partita e un meritato, credo, brindisi tra di noi. E già da lunedì mattina eravamo, non lo dico per partito preso, ma è la realtà, già le prese con di nuovo, diciamo, la concorrenza di lavoro, che sono partiti sin da lunedì, perché ha, diciamo, il futuro del volley veronese. È un futuro sicuramente a tinte rose, perché c'è molta attenzione attorno a noi. È un futuro che parte da basi importanti, che sono principalmente un grandissimo gruppo di lavoro che abbiamo creato all'interno della società, con tutti i nostri collaboratori, dal primo all'ultimo, che non finirò anche loro mai di ringraziare, perché hanno fatto un lavoro preziosissimo e quotidiano dietro le quinte, perché sappiamo che nel mondo dello sport ci sono tante figure che vanno in campo e quindi hanno, diciamo, i riflettori, ma ci sono molte persone che lavorano dietro le quinte con grande impegno, quindi loro per noi sono fondamentali quanto lo è lo staff tecnico e i giocatori. Ripartiamo da un pubblico che è stato eccezionale per tutto l'anno, quindi non solo nella straordinaria partita di domenica dove abbiamo fatto, diciamo, il sold out per la capienza consentita, ed è stato veramente, diciamo, emozionante per me, che sono da tanti anni, diciamo, nel volley a Verona, vedere di nuovo un palazzetto così pieno. È un palazzetto che l'ho definito come un effetto Dolby Surround, che si stava tifando veramente a 360 gradi, e con bambini, famiglie, veramente un tifo bello e pulito. Ringrazio in particolare la Maraia Gialloblu, che ci ha accompagnato per tutto l'anno nelle trasferte, nei momenti di difficoltà e nei momenti di gioia, e che ha tifato dall'inizio, insomma, alla fine ogni pallone. E poi chiaramente il futuro passa dai nostri sponsor, gli sponsor che ci hanno inizialmente dato una grandissima fiducia a inizio stagione, quando sappiamo che la Pallavolo Roma stava per sparire, e siamo riusciti a mantenerli in vita, a ricreare questa nuova conquista. Sarà duro in quel periodo, Stefano, sì. Ma sicuramente è stato duro, anche perché comprensibilmente la precedente società non aveva più intenzione di proseguire, e quindi si è cercato chiaramente di non disperdere tutto quello che è stato fatto negli anni, perché noi abbiamo tifosi e sponsor, dico su tutti la signora Carla e il marito, che da tantissimi anni seguono la pallavolo, e quindi sanno cosa vuol dire aver capito che poteva veramente finire tutto. E ci sono stati degli sponsor con noi che hanno creduto, hanno investito, stanno nuovamente, diciamo, investendo anche per i prossimi anni, perché hanno capito quanto è bella la pallavolo, quanto è bello il progetto di Verona. E chiaramente il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più aziende di prestigio che ci aiutino e capiscono che a Verona c'è una potenzialità enorme, anche perché noi abbiamo molto nel nuovo progetto anche nell'ambito del volley, diciamo, italiano, con Volleyball World, con le nuove, diciamo, trasmissioni televisive, quindi queste programmazioni che sono dedicate al mondo del volley. E Verona è sicuramente una delle città che è meglio vista, perché chiaramente è una potenzialità nazionale e internazionale di grande prestigio. Quindi il nostro progetto è assolutamente sempre molto concreto, ma ambizioso. Sin dal primo giorno è stato così, e garantiamo che su questo faremo veramente tutto il possibile. Chiaro che i risultati non sono mai solo quelli del campo. Stefano, che sarà di Mosic? L'impressione è che lui possa fare tanti sport, non soltanto il pallavolista, nel senso che è un atleta talmente fenomenale che, insomma, lo vedrebbe anche in tanti altri
tante altre discipline, solo il calcio, insomma, credo che magari avrà anche sicuramente altri talenti, insomma, è chiaro che è giusto che faccia ormai il pallavolista, ma che sarà, che cosa si aprirà adesso attorno a lui? Ma, dicevo prima, su Rock, come su tutti gli altri compagni, noi abbiamo creduto sin dall'inizio, perché volevamo prima uomini che giocatori, e loro hanno dimostrato tutto l'anno di esserlo attivo. Rock è sicuramente uno di questi, è sicuramente un giocatore che ci ha dato una marcia in più, è inutile negarlo, perché ripeto, è un ragazzo di 19 anni, ha compiuto i 20 anni mentre era qui durante il campionato, e ha avuto risultati eccezionali sotto gli occhi di tutti. È a mio avviso un giocatore, nel giro di un paio d'anni, forse anche meno, diventerà probabilmente il giocatore più importante al mondo, perché ha veramente una potenzialità incredibile, soprattutto una grandissima determinazione, una testa concentrata sul suo lavoro. Ha recuperato dall'infortunio di sabato scorso ed è riuscito ad andare in campo domenica facendo, se non sbaglio, 22 punti, facendo una prestazione eccezionale per carica e determinazione, quando io credo che altri sarebbero riusciti a giocare con l'infortunio che vi ho subito una settimana prima alla caviglia. Quindi io credo che per lui il futuro sia roseo, il futuro vogliamo che sia roseo assolutamente a Verona, perché abbiamo creduto in lui, abbiamo investito tanto, diciamo, su di lui. Lui sta bene a Verona, sta bene, diciamo, la sua famiglia è contenta che sia qui, e quindi per il nostro progetto lui sicuramente è un ragazzo su cui vogliamo puntare, perché abbiamo ambizione, sappiamo quanto lui sia amato dal pubblico di Verona, quanto lui ami Verona, quindi credo che sia l'inizio di una bella storia, e per noi è un grande orgoglio averlo. Qual è il vero dietro le quinte di Mosic? Io voglio dire, a me hanno sempre affascinato i grandi campioni per come si allenano, no? Per quanto stanno in palestra, per quanto ardore ci mettono a ogni palla che mettono a terra, insomma, nel caso di un pallavolista, è quello forse, insomma, perché a me stuzzica molto, no, il dietro le quinte del grande giocatore. È lì che, insomma, è il segreto, al di là del talento, poi che nessuno chiaramente, insomma, gli nega, però il modo di allenarsi, di lavorare, insomma, lui è sicuramente un grandissimo professionista, nonostante sia giovanissimo. Ha una determinazione, una voglia, e il suo obiettivo è quello di diventare un giocatore fortissimo, un top player, e questo lo dimostra ogni giorno in allenamento, anche perché devo dire c'è un gruppo di lavoro eccezionale, i suoi compagni sono altrettanto stimolati e stimolanti, anche perché c'è un allenatore molto, giustamente, molto esigente, che lavora bene con i giovani, e devo dire che è stato fondamentale, credo, anche per la sua crescita, la presenza di un ragazzo, lo dico io ancora, insomma, eccezionale come Raffaele, diciamo, giovane, no? Sì. Il nostro capitano, che ha vinto tutto, diciamo, nella pallavolo, ha avuto la grandissima forza di sposare il nostro progetto, di tornare dal Brasile e venire qui a giocare, quindi credo che anche per Rock e per tutti i suoi compagni avere un faro come Raffaele abbia aiutato la crescita di questo gruppo, quindi credo che l'asse tra Rafa, per Rock e Rado Storice sia stato veramente un asse vincente, in cui ognuno dei ragazzi è stato fondamentale, perché in ogni partita abbiamo avuto protagonisti diversi, e anche nell'ultima, in cui veramente hanno giocato tra l'altro in condizioni fisiche molto precarie, però abbiamo avuto una settimana veramente incredibile da quel punto di vista. Ringrazio lo staff medico, che è riuscito veramente a fare dei miracoli per mettere in campo i giocatori domenica, tra questioni di influenze, di febbre, di infortuni, quindi siamo riusciti veramente a giocare con grande forza nonostante questo. Quindi sicuramente insomma Rock è un esempio da questo punto di vista, perché è un giocatore che vuole diventare il numero uno, quindi vuol dire che ogni singolo dettaglio, tante volte si parla di Cristiano Ronaldo come esempio da questo punto di vista, sono quei giocatori che nascono e giocano con la voglia di diventare il numero uno, e questo fa generalmente, insomma, la differenza, chiaramente abbinata alle qualità che si hanno. Però ecco, io in questo ringrazio di nuovo veramente tutti i ragazzi uno a uno, perché al di là di chi poi abbia dei ruoli rispetto ad altri, hanno veramente dato tutto per la maglia, ed è quello che ho chiesto loro. Il primo discorso che ho fatto quest'estate, il primo allenamento, e avevo proprio chiesto questo, di dare tutto per Verona, per la città, per i tifosi, per la società, e fino all'ultima goccia di sudore lo hanno fatto, e chiaro, sono molto orgoglioso. Chiaro che la connessione poi con la città viene da sé. Stefano, chiedo troppo se chiedo qual è il vertice della piramide, il punto più alto della piramide che vorrai raggiungere col tuo gruppo, col tuo così blocco squadra, con
quello che è il tuo disegno, quello che è il vostro disegno anche a medio e lungo termine. Posso andare fin lì? Ma il nostro obiettivo è quello di crescere, di continuare a fare sempre meglio, quindi di migliorare quelli che sono i risultati. Dopo, chi mi conosce sa che sono molto, molto concreto e realista. Questo dipenderà anche molto da quanto crederanno in noi anche gli sponsor, oltre alla forza, diciamo, della società e chi vuole credere in questo progetto. Sono assolutamente certo che potenzialmente Verona e il volley veronese abbiano la possibilità di arrivare ai vertici assoluti del volley nazionale, perché abbiamo tutto, abbiamo un bacino di utenza incredibile di tifosi e domenica l'abbiamo dimostrato, e vi assicuro che non ci sono pochi palazzetti con questo clima, con questa forza, con questa passione, e i giocatori lo hanno sentito tutto l'anno e molti vengono a giocare proprio per questo motivo. Tutto di imprenditoriale molto importante, è uno sport assolutamente pulito, positivo, in cui si può andare tranquillamente a vedere la partita in famiglia, quindi ci sono tutte le basi per Verona per fare le cose seriamente, per arrivare. Io non voglio, ecco, porre il massimo traguardo, perché sono assolutamente convinto che ci siano le basi, le possibilità per farlo. Poi per mia linea, per nostra linea, diciamo, societaria, noi, come abbiamo detto alla prima conferenza stampa della nostra presentazione quest'estate, vogliamo fare il passo lungo come la gamba. Non ci interessa fare proclami che non possiamo mantenere solo per avere, diciamo, effetti roboanti, ma essere assolutamente determinati ogni giorno. E credo che la prima stagione di Verona Volley, ottenere un nono posto con un pubblico così all'ultima partita, sia per noi un risultato grandissimo ed entusiasmante, che ci ha dato forza, ripeto, fin dalle 12 ore successive a quel traguardo, già di mettersi a testa bassa a lavorare per il futuro. Bravi, davvero, riposati adesso, adesso un po', qualche ora conceditela. Concedere anche tu. Sì, qualche ora. Dai, buona serata, grazie ancora, grazie di questi minuti, Stefano. Grazie a voi dell'ospitalità e per l'attenzione a Verona Volley, che avete tutto l'anno, e di questo, come a nome di tutta la società, vi ringrazio, perché per noi è anche fondamentale che abbiate l'attenzione e la vicinanza dei media, come Radio Verona ha fatto per tutto l'anno. Quindi grazie. Un abbraccio, grazie Stefano, grazie. Ciao, e buona serata, naturalmente buon lavoro a Stefano Fanini. Ci fermiamo.